Ciao ragazze e ragazze, Joaquin Asti King nel mio canale. Eccoci qua tornati con questo nuovissimo video, il quinto, e ripeto, quinto episodio del nostro Let's Play su Call of Duty Black Ops 3. Ci avviciniamo man mano alla fine della campagna. Beh, ancora manca più di mezza campagna, quindi è forse un po' troppo presto dirlo. Comunque, sto guardando episodio per episodio, video per video di come stanno andando le analytics e stanno andando dignitosamente bene. Addirittura ho lasciato l'ultimo video, il quarto episodio, con 27 mi piace e 74 visualizzazioni, quindi not bad assolutamente. Anche gli iscritti aumentano, siamo arrivati a 412, raga, io non so più che dire. Lo speciale 500 iscritti si avvicina giorno dopo giorno e raga, sarà uno di quegli speciali che ci vorrà un po' di tempo per farlo, ma sarà secondo me fantastico. Comunque direi di iniziare subito. Ho notato, raga, che in questa stanza c'è tipo un bidello, raga, non l'avevo mai notato perché non l'avevo mai cagato proprio di striscio. E io adesso l'ho notato, quindi che cazzo fa il bidello? Ma dovrebbe pulire, non spippettarsi sulle foto di Lucia Yavorcekova. Comunque, mentre parlano del probabile tradimento di Taylor nei nostri confronti, vi dico ancora che ho tanti punti per comprare delle armi e voglio che siate voi a dirmi quale armi comprare. Ok, siamo nella bella Singapore, ancora una volta, giorno 2 della missione che dovrebbe liberarci di Taylor, così sembra. Secondo me qua c'è qualche nemico, infatti. Raga, me lo immaginavo che ci fosse qualche nemico, però io ho sbagliato arma perché devo prendermi il BR. Io direi di ammazzarlo questo con un headshot. Headshot, bitch! Gran figli di puttana! Non scappare! Raga, io voglio mettermi qua, che così li controllo meglio. Oh, qua c'è un RPG, ce lo prendiamo. Ehi, che cazzo volete fare? Gran figli di puttana! Eccolo lì, il cecchino di merda! Muori! Muori! BRM è troppo forte! Il BRM, raga, è potentissimo! Attenzione raga, cosa ci sarà mai? Ovviamente! Il big mostro! Ovviamente! Dai, spariamo a cazzo di cane! Ok! Ok, spariamogli lì! Non è morto! Manca poco, sì! Una parola! Non muore ancora! Due colpi di RPG! Oh, stavolta dovrebbe essere finita. Che cazzo! E muori, robot di merda. Sendo solo mosche e non è una cosa positiva, infatti. Solo un vecchio programma automatico, sì. Povero illuso. Corpi uccisi ovunque, compreso di robot, senza la... No, la testa ce l'ha. Cos'è il datapad? Non lo so, però lo prendiamo. Ok, seguiamo il drone. Corriamo, facciamo più presto possibile. L'importante è non morire scendendo giù. Sono troppi calcinacci sospetti e sta cosa non mi va bene, non mi è un po' strana. Oddio, raga, troppi calcinacci mi stava prendendo in testa, raga. Sono troppo fissati con la testa in sto gioco. Ok, primi nemici ci sono che mi avevano già visto. Come hanno fatto? Guarda questi coglioni da dietro! Pezzi di merda! L'amico mio si è messo qui, si è protetto perché si caga addosso. Beh, effettivamente lo posso capire. Oh no. Ma vuoi morire? Guarda, immortale! E che cazzo muori, figlio della merda? Hai bisogno, tu là sotto, di essere addomesticata a dovere, perché sennò non impari la lezione. Pure voi avete bisogno di qualcuno che vi sculacci pesantemente. E muori tu. Ti ho proprio aspettato, lo sapevo che saresti uscito. Ma che cazzo? Ma mi ha sparato da dietro! Da dietro il volo mi ha sparato, raga, avete visto? Questo posto fa schifo, non è che non è molto stabile, fa schifo, crolla ovunque. Qui entriamo nelle solite caverne del cazzo, dove ci sono questi robot qui, raga, che prima o poi usciranno. Perché è così, perché è sempre così. Oh cazzo, raga, avete visto, raga, che sono usciti? Adesso sono morti, diciamo, quelli di lì, ma i prossimi non saranno morti, ovviamente. Sì, scommetto il centone che qui troviamo la merda, tipo quella là sotto. Oddio! Lo sapevo che c'era la merda. È prevedibile come la Juventus che vince contro il Manchester City. Beh, non era così scontato, comunque. Allora, questi mi lanciano i missili, mi lanciano. Gli sti figli della merda. Ah, bastardi, ah, bastardi, ah, bastardi. Anche da lì, eh. Raga, vi dico solo che queste cose sotterranee non mi piacciono mai, per niente, perché nascondono sempre la merda per due. E facciamo un po' di parkour per sempre.
A saltare, abbiamo perso la connessione e tutto, siamo nella merda. Il nostro povero drone è stato miseramente gettato nella merda. Tipo qua non mi piace, eh? Non mi piace questi bersagli rossi. Non mi piacciono. Io direi... magari li possiamo ammazzare, infatti. Noi li ammazziamo, non si sa mai! Non si sa mai... Lo sapevo, raga, lo sapevo. Lo sapevo che erano vivi, lo sapevo. I bersagli rossi non mentano mai. Mamma li turchi! Mamma li robot! No, no, no! Grazie, Hendrix! Bravo, Hendrix! Oh! Mamma li robot! Oddio! Muori! Raga, questi robot sono pippe indifesa, ma in attacco con un pugno ti levano tre quarti di vita. Perciò vaffanculo! Cioè, non abbiamo concluso niente? C'è proprio niente zero? Che cazzo! Oh, no, 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 no. Fine la merda, lo sapevo che là c'era l'imboscata, lo sapevo. Lo sapevo. Avanziamo con cura. Sto sentendo i rumori, ma... oddio. Che cazzo, lì siete, eh? Uno, due, tre e quattro. Questi robot così non mi piacciono perché potrebbero uscire da un momento all'altro. Andiamo piani, oddio. Oddio, 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 oddio. Mettiamoci lì dietro così. Così loro non ci possono inculare. Bene, 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 bene. Spariamo all'impazzata. Perché è l'unico modo che ho per... Dai, su, 20 anni per ricaricare. Quanto cazzo corrono poi? Raga, allora gli ascensori non mi hanno mai portato bene e secondo me qui sotto avremo la parte più difficile del gioco. Questa è una mia supposizione, non so se è vero. A giudicare dal luogo, sì. Ok, ci sono robot fermi che non mi piacciono. Raga, io rimango qui. In caso se si vitalizzano, io almeno sono qua e mi posso proteggere. E infatti, lo sapevo, raga. Io ormai sono troppo esperto di giochi così. Non posso sparare alle torri se prima non uccido i robot qui che rompono le palle. Ora, allora, spariamo innanzitutto a questa torre. Ok, distrutta. Raga, io per sicurezza li ho ammazzati tutti così, giusto per non avere nessuno intorno, o quasi tutti comunque, va bene anche quasi tutti. L'importante è che adesso butterà la granata e distruggeremo la prima torre, la prima delle tre. Raga, ci sono sti robot kamikaze che non mi preoccupano molto perché con un pugno mi levano tanta vita. Chi cazzo è che mi sta sparando? Raga, secondo me Taylor si è fatto di crack perché si trova in una foresta ghiacciata. Secondo me deve cambiare pusher. Seconda torre distrutta. Ci stanno troppi robot che rompono i coglioni comunque, eh. Guarda sti kamikaze di merda. Ok, seconda granata, presto in action. Questa forse è la parte più complicata perché devo stare attento a me e ai robot che arrivano da qua, tipo questo, appunto. E al tempo stesso da quei coglioni lì sopra. Guarda che puttano che mi stava raggirando inutilmente, ovviamente. Dai, cazzo, crolla. Tutto esploso. Come vogliono i terroristi di al-Baghdadi. Allora, caro Taylor Diaz, tu eri mio amico, eri. Però, siccome sei un traditore, i traditori vanno puniti. Oddio, raga, c'è un lag di quelli paurosi. Forse loro non ci attaccano. Ok, non ci attaccano, perfetto. E invece sì, porca puttana. Ok, siamo saliti, perfetto. Adesso giriamo attorno, c'è un po' di lag. Un lag abbastanza pesantuccio, però non me ne importa molto. Ci sono tipo troppi nemici, troppi, e per troppi direi troppi. Però abbiamo salvato un punto dove siamo chiusi, chiusissimi. E ho paura tanta. Cioè, Kane, tu pensi che noi resistiamo ad un affogamento? Ma sei proprio malata. Ma che cazzo di problemi hai? E soprattutto dov'è Hendrix? Io non lo vedo, perché sono solo qui? Ah, eccolo qui Hendrix. Hendrix, ma sei più lento di una lumaca morta. Non me ne frega un cazzo degli superstiti del disastro. Io qua sono con 200 robot. Raga, prevedo una sorta di inondazione assurda con l'acqua di quelle paurosissime. Cioè, non solo ci dobbiamo preoccupare dell'acqua, ma anche dei robot. Cioè, ditemi voi. Dove cazzo stiamo andando, Cristo? In un posto più deserto del mondo. Guarda. Vabbè, prendiamo muri così a random. No, anche le cariche di profondità, no.
Cioè, ma già ci abbiamo fin troppo rotti i coglioni con sta missione. Andiamo, 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 superiamo le mine. Superiamo le mine, ok? Ok, perfetto, ok, perfetto, ok, perfetto, ok, perfetto. Qui che c'è qualcuno? Sì, qui c'è qualcuno. E direi di ammazzarli tutti e due. Ok, 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 ok. Perfetto, andiamo, andiamo, su, 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 su. Su, su, vaffanculo, su. Su, sì. Siamo saliti su. Cristo di Dio, sì, grazie. Tutto bene, quel che finisce bene. Abbiamo completato la missione. I soliti punti esperienza per la difficoltà, un kit di fabbricazione e poi il completo immortale. In che senso? Che non morirò mai più? Magari. Poi abbiamo il livello 11, VMP, progetto mitraglietta, anche questo non so cos'è, neanche il C4 progetto granata. Poi un encomio e un cacciatore col BRM, che anche questo non so, penso sia la mimetica. Non ho così calcolato almeno quanto è durata questa missione, comunque non troppo. E va bene, perché meno dura la missione, meno tempo impiegherò a caricare il video, visto che durerà meno. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi come supporto alla serie e al canale. Bella!